Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcase. Oggi mi trovo in zona Cinecittà Don Bosco e quello che ti presento è un appartamento al quarto piano servito da ascensore con un posto autocoperto al piano seminterrato e una cantina. Quello che vi faccio vedere subito in questo momento è l'accesso al balcone, che è un balcone dove entra comodamente un tavolino per due persone. Oggi non è una grande giornata di sole, però questa esposizione è ovest, quindi diciamo durante dalla tarda mattinata che è lì al tramonto c'è sempre sole diretto, la casa rimane molto tranquilla e ben esposta. Originariamente questo era un appartamento dove c'era un soggiorno con la cucina separata e sono stati fatti dei lavori per spostare qui l'angolo cottura dove lo vedete e è stata creata questa zona giorno per realizzare una terza camera da letto, quindi oggi sono tre camere da letto di cui due matrimoniali e una singola. Chiaramente questa parte al di là delle luci, perché non c'è corrente elettrica perché è staccata l'utenza, rimane un pochino più buia perché non c'è l'illuminazione diretta, perché l'unica fonte di luce del soggiorno sono queste due finestre, che peraltro tutte quante le finestre della casa sono in PVC doppio vetro con zanzariere e sono state recentemente cambiate. Quindi all'origine questa stanza qui dalle pareti verdi, che oggi è una camera singola comoda come vedete, era la cucina. Quindi chiaramente il muro sulla sinistra dove c'è il televisore, quindi questo muro qui, può essere abbattuto per creare un unico grande ambiente di zona giorno, qualora non servisse la terza camera da letto. Diversamente, se come i proprietari che abitavano qui hanno necessità di avere una terza camera da letto, l'hanno realizzata. Disimpegno. La prima camera da letto matrimoniale, entra comodamente un letto matrimoniale, una piazza e mezza, con una bella finestra ampia. Seconda camera da letto matrimoniale, regolare. E infine il bagno, ripeto, anche qui non essendoci corrente elettrica purtroppo non si riesce a vedere appieno la luminosità di casa, però sostanzialmente spazio per lavatrice e doccia, eventualmente anche asciugatrice sopra, sanitari, bagno, lavabo in muratura e finestra. Quindi ricapitolando, ci troviamo in via Giuseppe Messina 74, quarto piano con ascensore, con pertinenza posto autocoperto e cantina, attualmente soggiorno con angolo cottura, tre camere da letto e bagno, più balcone. Se pensi che è la casa che possa fare le tue esigenze, non esitare a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.